In mille anni di storia il sacro fuoco delle fiaccole dell'Amiata non si era mai spento, il Covid. Ci ha provato per 2 anni consecutivi, ma ad Abbadia San Salvatore, seppur senza festeggiamenti e con l'annullamento dei mercatini e l'assembramento della gente in piazza, le fiaccole davanti il palazzo comunale e in giro per il paese sono state comunque accese in questa notte santa. Un evento ridotto, come tanti per esempio viventi in giro per la Toscana. Il tutto in attuazione del decreto per l'emergenza Covid, molto contestato da tanti primi cittadini perché è arrivato troppo a ridosso delle feste natalizie con gli eventi, ormai quasi in corso. Insomma, niente canti o festeggiamenti, ma la tradizione del ceppo rimane viva nel silenzio del borgo amiatino, quasi fosse davvero una cerimonia ancestrale, facendo ritornare questa festa alle origini, dove il borgo, proprio nella notte santa, era riscaldato con la legna dell'Amiata a simboleggiare il ceppo come nascita del figlio di Dio.